Benvenuti alle anticipazioni dell'edizione di oggi del TG7. Vediamo insieme le principali notizie di oggi. È arrivata la sentenza di secondo grado per l'inchiesta Damasco 1. Sono già 13.000 fondi le utenze servite dalla distribuzione dei kit per la raccolta differenziata porta a porta. Intanto slitta l'attivazione nel centro. Resteremo a Fondi, dove domenica 17 luglio avrà luogo l'inaugurazione del Museo Ebraico. Come sempre, ci collegheremo con la nostra redazione per le principali notizie dalla provincia. Mancano ormai poche ore al primo appuntamento di Omero, l'evento presentato dal Gonzaga Festival e Valle Corsari. Nuovo appuntamento all'insegna dell'ecologia per gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Fondi, dopo l'ultimo intervento alla sorgente Fontana della Volpe. Passeremo alla pagina sportiva con la Gymnastic Studio Futsal, a conclusione del nostro TG, i principali eventi del weekend. Tutto questo e molto altro al nostro TG, a tra poco. Bentornati al nostro TG. È arrivata la sentenza di secondo grado per Damasco 1, la maxi inchiesta condotta dalla Direzione Antimafia di Roma e che ha visto coinvolta anche una presunta associazione mafiosa operante a Fondi. Il primo grado del processo, nel febbraio 2011, aveva assolto il geometra Giuseppe De Carolis e assegnato 7 anni a Vincenzo Garruzzo, 4 anni a Massimo Anastasio Di Fazio e 8 mesi a Maurizio Macaro. Ieri, la Corte d'Appello di Roma ha deciso di ridurre la pena di Garruzzo a 4 anni e 7 mesi, di Di Fazio a 2 anni e 9 mesi, mentre Macaro è stato prosciolto per sopravvenuta prescrizione. Garruzzo e Di Fazio sono considerati al vertice del gruppo usurario, mentre Macaro è accusato di favoreggiamento per aver negato di aver ricevuto prestiti a strozzo. Sono già 13.000 le utenze servite dalla distribuzione dei kit per la raccolta differenziata porta a porta nel territorio di Fondi e circa 6.000 quelle interessate dall'attivazione del servizio. Le zone dove il porta a porta è già partito si stanno progressivamente ampliando, ha affermato il sindaco di Fondi Salvatore De Meo e l'assessore all'ambiente Roberta Muccitelli, ma risultano essere oltre 1 migliaio gli utenti che, non trovandosi in casa al momento della consegna, non si sono ancora recati presso l'infopoint situato nell'isola ecologica di Viale Piemonte numero 176 per ritirare gratuitamente le attrezzature e il materiale informativo per iniziare la raccolta differenziata. Presso ciascuna di queste utenze è stato lasciato un tagliando nominativo da esibire al momento del ritiro del kit e pertanto sollecitiamo i cittadini a recarsi presso l'isola ecologica di Viale Piemonte dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 12:30 e il giovedì, anche nel pomeriggio, dalle ore 14 alle ore 18. Proprio per consentire l'ottimizzazione del servizio nelle zone attualmente servite, l'attivazione del porta a porta nel centro storico e nell'area circostante, inizialmente prevista per lunedì 11 luglio, sarà posticipata di alcuni giorni. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al portale differenziatafondi.it. Domenica 17 luglio, a partire dalle ore 18, a Fondi, in largo Elio Toaff, già largo Aurilio Rufo, sarà inaugurato il Museo Ebraico di Fondi, allestito all'interno degli ambienti, acquistati e ristrutturati dalla Regione Lazio, nell'immobile tradizionalmente conosciuto come la Casa degli Spiriti, nel cuore dell'antico quartiere ebraico, nel centro storico cittadino. La cerimonia di inaugurazione,
cui collabora il Comune di Fondi, si terrà successivamente all'intitolazione di Largo Aurelio Rufo a Eliot Hoff, figura tra le più rappresentative del Novecento e protagonista del dialogo interreligioso e cittadino onorario di Fondi. Il programma prevede la visita guidata al museo e sempre a Largo Toaf con la collaborazione dell'associazione musicale Ferruccio Busoni, un concerto dell'orchestra da camera Città di Fondi. A conclusione seguirà nel cortile del complesso abitativo della Giudea una degustazione di prodotti tradizionali del territorio del parco a cura dell'associazione Ristoranti di Fondi. Ci colleghiamo ora con la nostra redazione, dove Alessia Filippi ci informa sulle principali notizie dalla provincia. Grazie Ilaria per la linea, vediamo insieme le principali notizie di oggi dalla provincia. Si è concluso con 3 condanne all'ergastolo il processo in Corte d'Assise per l'omicidio del commerciante ittico di Terracina Vincenzo Del Prete, freddato la sera del 18 novembre 2013 a colpi di pistola davanti alla sua abitazione di Borgo Ermada. Ergastolo per Marino Cerasoli, 52enne di San Felice Circeo, ritenuto il mandante del delitto, e per Roberto Bandiziol, carrozziere, 59enne di Latina Scalo, considerato uno degli esecutori della barbara esecuzione, come richiesto dal PM Gregorio Capasso. La Corte ha condannato alla stessa pena anche Cataldo Patruno, 70enne noto pregiudicato di Aprilia, detto Blindo, che secondo gli inquirenti avrebbe svolto il ruolo di intermediario tra i killer. Per lui la pubblica accusa aveva chiesto 30 anni di reclusione. Cambiamo argomento, un incendio di vaste proporzioni è esploso intorno alle 23 di ieri ad Aprilia. Ha letteralmente distrutto un appartamento al secondo piano nella zona residenziale di Montarelli. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito né intossicato. La proprietaria e il suo bambino di soli 2 anni sono stati messi in salvo prima che le fiamme divorassero gli arredi, distruggendo completamente i locali. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco che hanno evacuato la palazzina ha evitato conseguenze peggiori. Concludiamo, brutto incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri sulla provinciale tra San Felice Circeo e Terracina. Ad avere la peggio è stata una ragazza di soli 16 anni di San Felice Circeo, che viaggiava in sella al suo motorino quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrata con un'auto rimanendo gravemente ferita. Immediati soccorsi del 118. La giovane è stata trasportata con eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma. Avrebbe riportato ferite multiple e scomposte. È tutto per oggi, la linea può tornare allo studio ad Ilaria Monacelli. Grazie Alessia, torniamo alle nostre notizie. Gonzaga Festival e Valle Corsari presentano Omero. L'evento, che si terrà in alcuni venerdì dei mesi di luglio ed agosto, proprio nel club di Sperlunga. Ingresso gratuito per il primo imperdibile appuntamento, quello di venerdì 8 luglio alle ore 22, che vedrà il concerto dei B4 Tritons che con uno spiccato gusto per il surf e per il beat tentano di riarrangiare classici e non, inseguendo una possibile mediazione tra passato e presente. Convinti che la buona musica non passi mai di moda, neanche a 50 anni di distanza, i Tritoni si sono messi all'opera nella ricerca di vecchie hit che hanno fatto ballare migliaia di ragazzi nei ruggenti anni 50. La location di Valle Corsari, allestita con originalità e gusto dai ragazzi di Gonzaga Festival, sarà una cornice perfetta per vivere in relax e tranquillità la prima serata di Omero. Omero è un evento pensato e realizzato per dare continuità temporale al festival che il team Gonzaga da 2 anni propone sulla terrazza del Castello Baronale di Fondi, seconda edizione dal 29 al 30 luglio. Omero è un evento che propone buona musica in un contesto paradisiaco. Sempre attivi gli esponenti del Movimento 5 Stelle.
di fondi che, dopo l'efficace intervento di bonifica presso la sorgente Fontana della Volpe, in occasione della prima giornata ecologica, sono pronti a intervenire in un'altra zona di fondi. L'appuntamento è per il prossimo 9 luglio alle ore 8 in via Acqua Chiara per ripulire il sito attorno al tubo detto Cicalese. Da sopralluoghi effettuati sono stati riscontrati, oltre alle innumerevoli bottiglie di plastica e vetro gettate irresponsabilmente, anche materiale altamente inquinante nell'adiacente fiume in cui il tubo sversa le sue fresche e pulite nonché potabili acque. Un atteggiamento incivile che grava economicamente sui cittadini e che, in quanto reato penale, incorre in pesanti ripercussioni. Scopo di noi attivisti è sensibilizzare con queste iniziative i cittadini tutti a rispettare l'ambiente e l'acqua, in quanto parte integrante e vitale di quest'ultimo. Passiamo alla pagina sportiva. Continua il mercato in casa Gymnastic Studio Futsal e dopo una complessa trattativa condotta dal direttore sportivo Bianchi, il presidente Emiliano Biasillo ha comunicato l'arrivo a fondi dell'italo-brasiliano Gabriel De Melo. Classe 1988, è noto al futsal italiano per aver già militato nel Terni C5 Serie A2, nel Real Molfetta, nel Real Torgianese ed in Brasile presso il Santa Catarina. Giocatore universale in grado di ricoprire più ruoli, tatticamente molto preparato, abile nell'uno contro uno, De Melo è un calciatore di livello internazionale che vanta al suo attivo numerose vittorie in campionato Under 21, una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana Under 21. Cambiamo ora argomento. L'Università Niccolò Cusano, tramite comunicato, ha tenuto a precisare che considera incomprensibile la comunicazione effettuata dalla pallacanestro Virtus Roma, in cui si annuncia che l'Ateneo sarebbe di nuovo il main sponsor della squadra. Il contratto di sponsorizzazione è stato risolto tra le parti il 27 maggio 2016, quando l'Unicusano ha accettato la proposta di risoluzione ricevuta tramite PEC dall'ingegner Claudio Toti. L'Università Niccolò Cusano ritiene dunque assurdo questo comportamento, volto evidentemente ad obbligare l'Ateneo a portare avanti un progetto non più condiviso, avendo una visione industriale diversa da quella dell'ingegnere Toti. Parliamo ora degli eventi di questo fine settimana. Entra nel vivo la programmazione di Bazzano Beach, lo stabilimento balneare di Sperlonga, che da oramai diversi anni è considerato meta preferita del pubblico che cerca mare blu, divertimento originale e cibo buono. Il sabato il Lido diventa spiaggia italiana, dove attraverso le scelte eclettiche del DJ, e domani sarà la volta di Angelo Giliberti, si ripercorre tutta la più bella musica tricolore degli ultimi 50 anni. La domenica, aperitivo dalle 16 con il DJ Mirko Pasquarelli e il sax del maestro Raffaele Cherubino. Sabato notte, al Valle Corsari di Sperlonga, si balla la musica del passato e quelle del presente con il DJ Fabio Guglietta, Alex Spagnoli, con la voce di Flavio Ferdinandi e le percussioni di Mario Ciacciarella. Nella sala 2, in pedana, la musica latinoamericana. Questa edizione del TG7 termina qui. Per segnalazioni e suggerimenti potete contattarci alla nostra mail redazione@tvcanale7.it o sulla nostra pagina Facebook Canale 7. Potete inoltre continuare a seguirci sul nostro sito internet tvcanale7.it. Vi ricordo gli orari in cui andrà in onda il nostro TG. Alle 7.50, alle 13.50, alle 18.50, alle 20.50 e alle 23.50. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulla nostra rete.